Ok, ci sono. A te, finalmente si torna in campo dopo varie vicissitudini. C'è stato l'infortunio, c'è stato il Covid purtroppo, e oggi della tua fisicità c'era bisogno di essere vista in campo, anche se non l'avevo. Sì, secondo me rispetto alle ultime prestazioni abbiamo fatto dei passi in avanti. Oggi si è vista una squadra comunque anche propositiva, abbiamo creato diverse occasioni che non siamo stati bravi a sfruttare, anche io potevo fare molto meglio in un paio di occasioni, però penso che abbiamo dimostrato che sicuramente anche se il momento non è buono dal punto di vista dei risultati, la squadra c'è, la squadra ha dato risposte, è viva, noi ci crediamo fortemente e non siamo stati premiati oggi, però sicuramente possiamo dire che meritiamo. Cos'è che manca a questa squadra? Perché la sterilità evidentemente c'è. Oggi 5 palle gol e non c'è stata la zampata decisiva. Ecco, come può migliorare la squadra per arrivare poi a segnare e vincere le partite? Secondo me si può migliorare solo in un modo, è quello di lavorare sul campo in settimana. Durante gli allenamenti ci stiamo allenando bene, tutti i ragazzi si stanno allenando bene. Infatti oggi si sono visti i risultati, anche se il risultato non è stato buono. Questo è l'unico modo per uscire da questa situazione. Pensi possa incidere un po' la frenesia di dover far gol, oppure ci sono altre motivazioni? Ma sicuramente quando i risultati vengono a mancare per diverse settimane è inevitabile che un po' di fiducia, un po' di tranquillità viene a mancare, è fisiologico, è normale. Sta a noi ritrovare la giusta serenità, la giusta lucidità, ma penso che oggi ci ha fatto un passo importante. Se il risultato, ripeto, non è stato favorevole. Il tuo livello di condizione, cioè avendo superato il problema muscolare e l'altro problema, qual è? A che punto ti puoi considerare come percentuale? Ma io purtroppo vengo da un periodo non facile perché sono stato fermo un mese per una lesione muscolare dal 3 febbraio quando sono uscito con la pergola tesa. Ero ritornato un po' stringendo i denti col ponte d'era e il giorno dopo sono risultato positivo al Covid, quindi è stato, diciamo, un momento sfortunato e adesso dopo 2 mesi praticamente quasi sono tornato in campo, ma ormai c'è solo da pensare a lavorare, rimanere uniti, mi sento già abbastanza bene fisicamente, ovviamente posso stare ancora meglio, ma dobbiamo concentrarci sulle prestazioni, sul lavoro, con la giusta fame, poi non c'è tempo per pensare ad altro. Bene, la tua esplosività l'aspettiamo, perché comunque con tutto quello che è successo, penso che tanta rabbia ci sia dentro di voi, mi immagino. Sì, detto bene, abbiamo la giusta rabbia, la giusta cattiveria per uscire da questa situazione. Penso che oggi è stato un passo in avanti, sotto l'aspetto di quello che si è visto in campo rispetto all'ultima partita, che magari erano state anche condizionate da 2 espulsioni, le ultime due dopo 10 minuti, che hanno rovinato un po' la partita, come si dice, quindi non era poi facile giocare uno in meno, anche lui in meno, come è successo a Luca. Ma bisogna solo pensare alla prossima, ormai le partite sono sempre meno, ma siamo convinti di quello che stiamo facendo, di come stiamo lavorando, e
Secondo me, penso che la strada del lavoro giusta l'abbiamo presa e sono sicuro che alle prossime partite vedremo anche dei risultati importanti. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.